Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. 10 click per raccontare Paolo Orlandoni. Io comincio dal primo. Va bene. Click, che è quello di Bolzano e Duomo. Partiamo da lì, il racconto della tua vita. Allora, la città dove sono nato, dove sono cresciuto, e purtroppo devo dire che ci vado raramente, perciò rivederla mi fa un certo effetto. È sempre una bella città e ho lasciato la mia infanzia lì. Che cos'hai tu tipico della gente di Bolzano? Della gente di Bolzano non è niente, perché sono italiano, moro, e i miei genitori sono marchigiani, perciò. Perché ci facevano a Bolzano? È andato mio padre a fare il militare, poi ha iniziato a lavorare lì, e poi bellissima città, io sono nato lì, mia sorella è nata lì, e i miei vivono ancora lì, anche mia sorella, perciò sono io dopo che sono stato portato via da Bolzano per iniziare a giocare a calcio, però rimane la mia città natale. Qual è il ricordo più bello che hai legato all'infanzia di Bolzano? Ma sicuramente è una città adatta ai ragazzi, ai bambini. Un ricordo che ho è i grandi campi di calcio, ovviamente non potevo ricordarmi altro, e dove ci sono le passeggiate del Talvera, che è un fiume che avevo di fronte a casa, stupendo, solo campi, giochi per bambini, grandi spazi, perciò cose impensabili nelle grandi città. E visto che hai fatto riferimento ai campi da calcio di Bolzano, io ovviamente ho scelto una porta. Hai trovato una porta anche di Bolzano, che brava. Dopo un'attenta ricerca in internet siamo riusciti a recuperare anche quello. Perché il portiere? Mi è sempre piaciuto da piccolo. Giocavo non perché eri scarso, perché sai che c'è il solito... Che scarso, ora come ora posso giocare anche fuori. Ecco. Peccato l'età. E il capello bianco, perché sennò potevo ricominciare. Vede, camuffiamo bene con le telecamere. Tingi. Sì, non ti preoccupare, su quello stai tranquillo. No, già da piccolo, anche a casa, c'avevo la scrivania che al posto di fare i compiti la vedevo come porta, mi ci inginocchiavo e tiravo la pallina da tennis contro il muro e paravo, perciò c'era già qualche segnale strano. E poi niente, ho avuto sempre il fascino della porta, anche quando ho iniziato da piccolino con la prima squadretta sono voluto subito andare in porta. È una cosa, penso, che sia innata, non è che più facile che uno che ha sempre giocato in porta vada a giocare fuori che uno che è iniziato giocando fuori vada a giocare in porta, perché il portiere ce l'hai dentro. Senti, avevi un idolo? Perché tu dici, avendo già questa passione per il portiere, crescendo immagino che uno poi... Crescendo io da piccolo non ho grossi ricordi, però c'era Zoff che per la nazionale italiana era un mito, perciò io quando ero piccolo ho visto vincere l'Italia di Berzot, perciò quelli sono i primi ricordi a portiere. Poi quando ho iniziato a diventare un po' più grande in Italia, i portieri più forti di tutti erano Zenga, Tacconi, e poi quando ho avuto 14 anni sono arrivato all'Inter che c'era già Zenga, perciò era già il portiere migliore che c'era in circolazione, per me era un mito, perciò penso lui. Adolescenza, tu dici giustamente, sono arrivato all'Inter. Esatto. Ti ricordi quegli anni quando ti è arrivata la chiamata? Mi ricordo sì, avevo 14 anni e sono andato a fare... Mi hanno chiamato, giocavo in una squadra forte di Bolzano che vinceva tutto e sono stato segnalato e sono venuto a Milano a fare un provino al centro Interello di Giacinto Facchetti di adesso, che non era così bello e curato come adesso. È passato qualche annetto, non ti arrabbiare se ti dico. Mi sembra due, tre... Ovviamente parliamo sempre di tempi molto recenti, 12-13 però anni sai fa, che nel giro di pochi anni si cambia. Sì. Le strade erano le stesse, le macchine erano un po' diverse. Però la struttura vagamente era quella, i campi c'erano. Parliamo di... C'era il convitto? C'erano... Non lì, il non convitto lì. Dove sono andato a vivere io era da un'altra parte. Com'è stata la vita in convitto? È stata pesante, devo dire. Per quanto inseguire un sogno che era quello di giocare a calcio e giocare nell'Inter poteva anche cancellare tutte le altre sofferenze, però andare via di casa a 14 anni
devo dire che è stata un'esperienza difficile. Ringrazio la mia famiglia che mi ha consentito di farla, perché l'incoscienza dei giovani c'è, ma la responsabilità che ha una famiglia lasciare andare un figlio non è cosa da poco. Valigia dunque sempre pronta, perché hai cominciato prestissimo a 14 anni, ma poi dal settore giovanile nero-azzurro hai fatto praticamente il giro. Ho fatto un po' il giro d'Italia, dal nord al sud. Infatti le valigie... Ma questa ti piace? Questa sì, mi ricordo quella di Nagatomo, modello Nagatomo, fatta in legno con degli inserti. E lui sai che è nostalgico, si vede ancora una passione per il passato. Valigia. O c'è una segheria in Giappone. Che non ce l'ha tenuta nascosta. No, valigia pronta, ne ho fatte tante, di tante misure. Ho girato veramente l'Italia, perché a 18 anni mi hanno iniziato a mandare in giro, prima vicino perché sono andato a Mantova, poi ho iniziato a viaggiare anche al sud, sono andato un po' a Casarano, Foggia, a Cireale. Piazze belle, sì. toste, anche per temprare il carattere. Sì, sì, beh, soprattutto per un portiere giovane. Però mi è servito tutto, insomma, è stata un'esperienza per me di vita incredibile. È stata dura perché comunque iniziando dalla C2 dove scalare tutto non è facile. Però alla fine uno ha raggiunto tutto quello che si prefissava, vuol dire che mi è servito tutto, rifarei tutto e mi porto dietro ogni valigia di ogni anno nei miei ricordi. Sì. Importantissima. Per un uomo, ma anche per un calciatore, insomma, che è costretto spesso magari a lasciare la città, è la famiglia. Dove hai conosciuto tua moglie? Mia moglie l'ho conosciuta a Milano. E qua, tranquillo. Era già un segnale. Io giocavo a Reggio Calabria. Vabbè, comodo. Sì, infatti, molto cioè, tra comodo. Tra le tante città che ha avuto qui vicino. Giocavo comodo. In Serie B a Reggio Calabria. E perciò... ci siamo conosciuti a una festa, ogni tanto scappavo da Reggio Calabria, quando c'era un giorno libero venivo a Milano, che comunque da quando ero stato al settore giovanile dopo è stato sempre il mio punto d'appoggio. Ci siamo conosciuti, e siamo cresciuti insieme è cresciuta anche la mia carriera, perché da quando ci siamo conosciuti, quell'anno lì ho vinto il primo campionato di Serie B, sono andato in Serie A, ho debuttato in Serie A e è cambiato un po' tutto, perciò sicuramente... Beh, c'è anche del merito da giusto che mi ha sopportato per tanti anni. Senti, dopo... è cresciuto il vostro amore, ma è cresciuta anche la famiglia, perché ci sono tre splendidi figli, Paolo. Da due siamo diventati cinque. Infatti è cresciuta anche in modo concreto. Esponenziale. Senti, sì. Chi è quello che ti assomiglia di più? Due femmine o un maschietto? Due femmine o un maschietto? No, no, devo dire che c'è in tutti e tre... C'è un bel mix. Un bel mix. L'ultimo è... più maschio, nel senso è l'unico un po' più portato a... Mia mamma dice che mi ricorda quando ero piccolo, perciò è un bel teppa, adesso vediamo cosa succederà. Bisogna tenerla a bada, perché è capitato di vederlo qui in giro. Esatto. Non è... Si mette tra i pali anche lui, vedi già... Sì, ma secondo me è perché fa più fatica a correre, non c'ha tanta voglia di correre, ecco. Non proprio per istinto naturale. Quindi potrebbe essere un'alternativa come scelta. Veniamo invece a una foto di uno stadio che immagino ricorderai. Sì. Perché insomma tra le tante esperienze è arrivato poi anche l'esordio in maglia nera. Esatto, infatti sette anni fa, sono dopo tanto giro d'Italia, sette anni fa mi hanno chiamato e se volevo tornare all'Inter, e per me era un sogno. Perché dicevo, si rifiuta. Sinceramente non dico non ci speravo, però non ci pensavo neanche più, perché ero arrivato in Serie A con altre squadre e tutto, essere richiamato dove ero cresciuto è stata anche una questione di enorme orgoglio. Sapevo il ruolo che venivo a fare, però comunque tornavo a casa. E quello mi sembra che era il primo anno che ero qua con Mancini. 2005-2006. Sì, 2005-2006. E l'ultima di campionato. Sì, contro la Cagliari abbiamo fatto 2-2, mi sembra. Avrebbe preso tra anche tanti un gol. Giovani in sì. quella giornata, quella insomma, giornata era sì, da ricordare. Mi sa che mi ha fatto gol anche su Azzo, che poi ci siamo ritrovati qua. Come si è permesso di rovinare una giornata, ma sì, così. Ma comunque, sì, ci stava. Un pareggio. Andava bene all'ultima sì. giornata. Ovviamente negli anni nero-azzurri sono arrivati tantissimi successi. Io ho scelto questa perché... sentendo anche un po' i vostri commenti, la Champions è quella coppa
che fa emozionare in particolar modo. Eh beh, questa questo è un momento incredibile. Se abbiamo le facce stravolte, perché qua erano le 6 di mattina. Non ce n'è uno. Non ce n'è uno, no, uno che è uscito sano, bene, no. Che è uscito bene da Madrid. Infatti io ti do un'altra foto che magari può risultare ma migliore. Ma è bella questa, no, perché insomma è un'emozione incredibile. Quella stagione rimarrà agli occhi di tutti come una cavalcata incredibile, fatta di emozioni, di alti, di bassi, di tutto, culminata alla fine con un trionfo in tutti i sensi, perché vince 3 titoli, soprattutto portare a casa la Champions in quel modo, avendo passato dei turni incredibili, è stata un'emozione, penso, irripetibile. Per me rimarrà sempre lì, poi c'ho anche il ricordo di tutta la famiglia con i bambini dentro il campo. Il primo pensiero è andato a loro? Quando sì, l'arbitro ha fischiato? Che... No, il primo pensiero è andato alla Coppa, perché vederla lì, che potevamo festeggiare tutti insieme, era incredibile. Poi sapere che c'erano tutti i figli, gli amici, cioè era proprio una cosa, un quadro perfetto, è uscito tutto perfetto. A proposito di amici, il feeling qua mi devi, con i compagni. Qua mi devi fare un fotomontaggio, mi devi aggiungere anche Toldo, però, perché sì, c'è qualche foto, lo aggiungiamo. Dobbiamo aggiungere anche Livio, così sì, insomma no, è un bel gruppo. Anche Viviano, di sì, portieri, tutti, anche no, i ragazzi. Che in questi anni... sì. Viviano è da poco qua e farà sicuramente parte di questa famiglia in futuro. Però Toldo ha fatto parte di una grossa fetta di cuore, di amicizia, di lavoro, perciò... Dopo me lo aggiungi, lo disegniamo. Lo disegni tu, perché io non vorrei io mai fare una sagoma. Poi è bella sta foto, perché secondo me spiega proprio il nostro gruppo, il sorriso di tutti. Anche Castellazzi ride, si è coperto. Sì, infatti però... lui si copre perché è sempre quello più dei tre rappresentati, sì, è quello che cerca di tenere almeno una plomb. Un po' più da notaio lui. Sì, ce l'ha. Certo. Oggi siamo stati cattivissimi con tutti. Chissà cosa faranno loro contro di me, perciò mi porto avanti. Adesso devo... Luca è stato bravissimo. Allora, Luca. Manca Giulio, che manca sai che Giulio, è sempre che la variabile. Giulio me è la scheggia impazzita. Però è un bel gruppo, è un onore per me aver fatto parte tutti questi anni di questo gruppo di portieri e sono veramente felice. Ultime domande un pochettino più leggere, ma anche le altre. Io ho scelto questa no, aspetta, la spieghiamo. Perché è una foto di un dettaglio, di un manubrio della bicicletta, perché quando penso al tempo libero a me viene in mente delle passeggiate. No, non tu. Va bene. Tempo libero di Orlandoni. Non vai in bicicletta, ok? No. Tempo libero Orlandoni... Niente, bicicletta no. No, beh, bicicletta c'è quelle dei bambini, c'è quella della moglie, manca la mia perché io veramente... Mi piace allora, dedicare fai? Il tempo libero ai miei bambini, adesso sono sempre più grandi, perciò cioè, chi va a danza, e chi va a piscina, e chi va a calcio. Hanno anche due femmine, insomma. Sì, sì, no, è una bella confusione, infatti. Pretendere mia moglie che... avrebbe bisogno di un bel po' di ferie, perché si sobbarca tanto lei, però mi piace dedicare il tempo a loro, perché fortunatamente... facendosi allenare di mattina e tempo al pomeriggio di prenderli, perciò di gestirli. E poi per qualcosa di più divertente, nel senso mio personale, posso andare in bici, che a Milano un po'... Sì, anche un po'... Forse a Bolzano era più facile. Mi piace cucinare, perciò mi diverto ai fornelli, mi rilasso. Beh, allora adesso mi racconti, visto che siamo quasi in chiusura, che cosa ti riesce meglio tra i fornelli? Vogliamo dare anche una ricetta? Non lo so. No, vabbè, ci chiedono i diritti dalla 7 per il cotto e mangiato. Ma... avremo un grande successo, secondo lo so, me. Infatti io lo mettiamo, facciamo, lo lanciamo. Lo lanciamo, io lo dai, l'anno volentieri. Prossimo va bene, una rubrica ai fornelli, a casa quello, Orlandoni. Quello volentieri. Va bene. No, mi diverto anche un po' con tutto e mi piace beh, proprio. Quella cosa che ti riesce meglio che quando inviti gli amici, dice a tua moglie, guarda, questo giro cucino io perché facciamo un figurone. No, va no. Bene, non so, qualche arrosto, delle arrotolati, delle cose, ma mi piace fare il pane anche con i bambini, perciò... Ci dilettiamo, ci divertiamo. Va bene. Chiudiamo con una domanda anche un po' filosofica. Eccoci. Paolo Orlandoni, ha ancora un sogno nel cassetto? Ma un sogno nel cassetto... Adesso purtroppo la carta d'identità non gioca più dalla mia parte, perciò i sogni vanno anche rapportati all'età. E adesso penso che questa sarà, tra virgolette, l'ultima mia stagione da
da calciatore, però un paio di volte che lo dico, non si sa mai che porti bene. Quello va bene. Non so, il sogno del cassetto è rimanere, penso, cioè penso, quello che vorrei fare io è questo mestiere ancora, perciò mi piace fare l'allenatore dei portieri, già studio in questo senso e perciò vorrò da grande, tra virgolette, vorrei fare quello. Dare un po' di quello che ho avuto io, della passione che mi porto dietro da 25-30 anni a questa parte, trasportarla agli altri o ai giovani o a un portiere come Julio, come loro, per dare qualcosa in più a questo ruolo. Questo sono sicuro che sarà il mio lavoro, perché è quello in cui credo, che sogno, perciò c'ho ancora questo sogno. Benissimo, allora realizziamo quello e poi ci rivediamo per invece questa nuova rubrica che abbiamo lanciato, ormai hai dato la parola. Sì. Perciò il prossimo anno, tra un allenamento e l'altro, facciamo qualche puntata di cucina. Grazie Paolo. Grazie a voi. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying.